Ciao ragazzi, allora, bentornati sul canale. Oggi un nuovo video e parliamo dei prodotti preferiti del periodo. In realtà è un insieme un pochino più ampio perché ci sono anche prodotti praticamente preferiti del 2020, perché poi non ero riuscita a fare quel video. E questo video non so da fare perché vedrete che questa prima parte del video la sto rigirando, quindi c'è una seconda parte in cui sarò ovviamente truccata, pettinata in maniera diversa perché era un altro giorno. E appunto avevo già girato questo video, quindi con i preferiti dei prodotti viso e capelli. Poi non so bene cosa è successo quando sono andata ad editare il video, la prima parte del video, la prima clip non c'era più. Quindi eccoci qua per girare di nuovo la prima parte. Spero di non dimenticare nulla e di non ripetermi a questo punto. Ho controllato appunto le clip, però non si sa mai. In ogni caso, iniziamo. Allora, come vi dicevo, sono prodotti skincare e prodotti per la cura dei capelli, appunto per i capelli. È un po' un mix. Allora, inizio con la linea di Kylie Skin. Unico superstite è questo qua, cioè la mousse per lavare il viso, la mousse detergente. Gli altri erano terminati, quindi questa qua ce n'è ancora un pochino, quindi li ho buttati perché il video ormai l'avevo girato. In ogni caso vi dico che questa qua è comunque il mio prodotto preferito di questa linea è questo qua, questa mousse detergente di Kylie Skin, appunto, c'era all'interno del kit che trovate da Douglas. C'è il siero, il tonico e la crema. Fra tutte e tre, siero ha un odore. Sapevo che c'era già, insomma, in giro circolava questa voce che il siero, appunto, avesse un odore un po' particolare, un po' fastidioso. Di cosa sa il siero? Secondo me sa di cimitero, cioè dei fiori del cimitero, quindi tutti quell'insieme di fiori, quell'odore così forte, e secondo me l'odore è proprio quello, quindi ovviamente non molto piacevole da sentire. E come siero, nulla di che. Tonico in ugual maniera, non è nulla di particolare. La mousse, questa qua mi è piaciuta molto, detergente, perché lava e è molto morbida, molto ricca, e dopo che vi siete lavati il viso, la pelle rimane bella morbida, che è proprio la consistenza di detergente che piace a me, quindi non un detergente che dopo che avete lavato il viso vi tira la pelle. Mi è piaciuta molto la crema, carina, una crema bella ricca, però è una crema senza infamia né lode, nel senso che non ha nessun principio attivo particolare oppure qualcosa che la renda speciale, è una crema viso normale, quindi si può comprare, come no. Nulla da avere necessariamente. Poi l'antidetergente che mi sta piacendo parecchio, questo qua di Sien che trovate al Lidl. Latte detergente viso con latte detergente viso con avena bio. C'è una confezione a 250 ml, costa poco perché ovviamente del marchio del Lidl non è che costi molto. È molto molto buono come latte detergente perché ha una texture delicata, però allo stesso tempo comunque strucca bene. Io la utilizzo non sui dischetti di cotone e poi vado a strofinare, la utilizzo come se fosse un burro, un olio detergente, quindi faccio un pump sulla mano, poi vado a massaggiare piano piano con le mani e a rimuovere, a sciogliere il trucco, poi successivamente vado con un patch, con un dischetto, vado a togliere tutto l'eccesso, metto l'acqua, sciacquo e poi faccio la seconda detersione, quindi sì, 10 ore, no, non è vero, si fa presto, però secondo me è molto meno aggressivo se lo mettete sulle mani e andate a sciogliere il make-up sulle mani, piuttosto che se utilizzate un dischetto di cotone o quello che volete, comunque sia, secondo me andate a strofinare di più e date più fastidio in generale alla pelle. Poi, prodotti per capelli. Faccio un po' di mix, prima skincare, poi capelli. Vedrete poi nella seconda parte del video altri prodotti, ovviamente. Allora, questo marchio qui, As I Am, è un marchio di prodotti appunto per capelli ovviamente mossi, ricci. E avevo lo shampoo. Non mi ricordo più se ci sarà in questa clip o no, più tardi, ma credo proprio di sì. In ogni caso, questi qua sono i prodotti per lo styling. Questo qua è il gel e questa qua è la crema. Molto carini, molto buoni, però vi farò vedere dopo che ci sono dei prodotti molto simili che fanno lo stesso effetto, ma che costano molto di meno del marchio Cantù. Quindi sono buoni, però perché spendere di più quando si può spendere di meno con lo stesso effetto, ovviamente. Poi, sempre per quanto riguarda lo struccaggio, olio struccante detergente viso Nivea. Sapete che mi piacciono tantissimo. Questo qua è quello per pelli secche e sensibili. Ho utilizzato anche quello per pelli normali che ha la confezione blu. Ottimo.
va a struccare molto molto bene, anche questo qua da utilizzare sulle mani, poi massaggiate, struccate, insomma, sciogliete il make-up, poi in questo caso ha una formula che successivamente voi aggiungete l'acqua e fa una schiuma che vi pulisce ancora più in profondità e poi sciacquate di nuovo il tutto e mi piace parecchio appunto perché va a rimuovere bene il make-up senza però lasciare la pelle pesante, diciamo, come potrebbe fare un burro. A proposito di burro, non ce l'ho qua, però vi tiro fuori, diciamo, tutta la linea di Hello Body. Il burro di Hello Body struccante è un burro che mi è piaciuto, perché non era eccessivamente grasso, eccessivamente ricco e non mi dava neanche tanto fastidio sugli occhi, quindi mi è piaciuto. Poi, sempre di Hello Body, ovviamente qualcosa l'ho buttato perché ve l'avevo già fatto vedere, quindi l'avevo già buttato. Poi della linea delle creme viso, Coco Day, Coco Soft, Coco Day, stessa cosa di Kelly Skin, è una crema sì carina, niente di che. Ho fatto comunque un video dedicato a tutti i prodotti Hello Body che ho provato, quindi questa qua, nel senso, potete anche non prenderla perché non fa niente. Coco Soft mi è piaciuta di più, questa qua è una crema notte, è più ricca, mi lasciava una bella pelle morbida. Diciamo che questa linea, come quella di Kelly Skin, la consiglierei io a ragazze, ragazzi, non lo so, sui 20 anni, nel senso che hanno bisogno solo di un po' di idratazione alla pelle, però che non hanno problemi di acne, vari problemi, pelle normale, diciamo, giovane, ecco, perché non sono nulla di speciale, di particolare. Fra le due sicuramente quella notte è molto meglio e secondo me si può utilizzare tranquillamente anche di giorno, perché sì, è ricca, ma non eccessivamente. Il prodotto che mi è piaciuto di più, sicuramente, i due prodotti che mi sono piaciuti di più sicuramente sono il tonico, che si chiamava Coco Calm, e è un tonico veramente molto molto carino, soprattutto nel periodo estivo, perché va comunque a pulire in profondità la pelle, ma allo stesso tempo rimane molto delicato, molto fresco, quindi è veramente super piacevole. E la maschera, questa qua, Coco Wow, all'argilla rosa, dall'effetto matte, anche questa qua praticamente me ne è rimasta per un'altra sola applicazione. Mi è piaciuta tanto perché va a diciamo togliere il sebo in eccesso nella pelle, quindi se avete una pelle mista grassa, però allo stesso tempo non va ad asciugare troppo la pelle come fanno tante maschere all'argilla, ma rimane comunque morbida. Rimane la pelle, scusate, una volta che l'avete risciacquata, sotto rimane bella pulita ma morbida, nulla che vi tira, non vi vengono le pellicine, quindi mi è piaciuta veramente molto. Sempre parlando di maschere, maschera mia preferita di sempre, sempre per il peeling, cioè quando andate a fare una maschera appunto che vi va a fare un peeling che vi va bene a eliminare le cellule morte, a ripulire, a rinnovare tutte le cellule del viso, questa qua di E-Cooking Vegan Peeling Mask, l'avevo già fatta vedere, c'è scritto no panic if, non spaventatevi se la pelle diventa rossa, perché è così che sta funzionando ed è un prodotto veramente, una maschera veramente incredibile. Aveva la consistenza di un gel, la mettiamo. Rimane sul viso 5-10 minuti e veramente è ottima perché vi fa un bel peeling da fare a casa, nel senso che è bello consistente, ma allo stesso tempo non mi ha mai creato problemi, nel senso che la mia pelle non ha mai reagito poi male successivamente, perché quando se il peeling è troppo aggressivo poi la pelle reagisce e vengono fuori più imperfezioni di quelle che avevate prima. In questo caso a me non l'ha fatto. Prodotto per capelli, quando quelle rarissime volte in cui vado a lisciare i capelli, io sapete, utilizzo la piastra a vapore di L'Oreal e la uso in combinazione con questo latte appunto lisciante che ha all'interno una procreatina, quindi è un prodotto che va a disciplinare un latte che va a disciplinare i capelli, non li appesantisce, va utilizzato quando i capelli ancora sono umidi, quindi in fase di asciugatura prima della piastra, e poi si attiva una volta che voi andate ad utilizzare la piastra al vapore, quindi col vapore si attiva la keratina, vi lascia i capelli molto morbidi e va ad aggiungersi praticamente ai benefici della piastra a vapore, quindi risulteranno ancora meno danneggiati. E questo qua mi è piaciuto veramente tantissimo, l'utilizzo sempre così. Poi, ultimo prodotto, se non sbaglio, sì, è questa crema per il viso di Kiko ed è una Tosca Sunshine Gel to Water Face Cream, una crema molto molto carina, appunto
in gel, quindi super leggera, però dà comunque una bella idratazione al viso al mattino, soprattutto sotto il make-up. Quando dovevo andare magari più veloce, quindi non avevo tempo che si asciugasse troppo la crema prima di truccarmi, questa qua è stata fantastica. E anche appunto nei periodi caldi, in estate, in quando la mia pelle non ha bisogno di prodotti troppo ricchi, perché sennò diventa veramente molto grassa. Questa tipologia di creme qui di Kiko, questa qua è uscita con una collezione, ma ce ne sono tante altre. Comunque sia, in gel sono veramente molto carine e molto efficaci. Sempre la Roche-Posay, ho provato anche questo qua, acqua micellare bifasica ultra, e questa qua non mi è piaciuta per niente, nel senso che anche sugli occhi non mi andava a struccare bene, nel senso che non andava a rimuovere, nonostante fosse bifasica, bene il mascara, l'eyeliner, quindi non mi è piaciuta, perché io il bifasico di solito lo utilizzo per togliere il make-up un pochino più persistente, appunto perché è una fase oleosa, invece no. Poi ho terminato questa maschera qui, Hydra Biome ai probiotici, e il marchio è questo qua, che non conoscevo, Corrus, ed è una maschera che mi è piaciuta, una maschera molto carina, semplice, comunque lascia la pelle bella morbida, bella idratata, soprattutto quando avevo l'irritazione sotto da mascherina. Questa qua mi ha aiutato parecchio, perché veramente andava a calmare anche la zona. Parlando sempre di calmare la zona per colpa delle mascherine, prodotto che mi ha letteralmente salvata è stato questo qua, Cicaper Green Solution di Dr. Jart Plus, siero riparatore all'erba tigre, appunto, ed è un prodotto fantastico. Non è quello da utilizzare praticamente sotto il make-up, dopo quello ve lo faccio vedere. Questo qua è proprio un siero verde e va effettivamente a calmare tantissimo se avete un'irritazione, magari avete dei brufoletti, dei punti neri, dei comedoni chiusi. Vi va veramente a lenire la zona e vi sentite subito, vi dà subito meno fastidio, meno infiammato, meno prurito. E stessa cosa per la Tiger Grass Camo Drops. Questa qua è sempre della stessa linea. Questa qua invece va utilizzata appunto sopra, dopo aver messo la crema, come ultimo step, perché va a camuffare i rossori, appunto, dalle imperfezioni del viso, e allo stesso tempo va anche appunto a aiutare con le imperfezioni. Poi, altro siero che ho terminato e che mi è piaciuto da morire è questo qua di Mulac, Milk Magic Potion con fiore di sakura, e vedete, è terminato. L'ho usato praticamente tutti i giorni come siero viso, durante il giorno, appunto, come siero a giorno, ed è stato veramente molto 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 bello. Poi, altro prodotto che utilizzo, che vi avevo già fatto vedere in passato, è l'Egyptian Magic. Questa maschera qua, questa crema qui, è una crema con all'interno olio d'oliva, cera d'api, miele, polline, propoli e pappa reale. Quindi contiene appunto tutti gli ingredienti, comunque belli ricchi, belli, belli idratanti, e vedete che è in questo modo, è fatta proprio così, è bella solida. Io non la utilizzo ovviamente come crema viso di per sé da tutti i giorni, la utilizzo quando la mia pelle è secca, è particolarmente secca, oppure sono andata a fare magari un peeling, quindi ha bisogno di più idratazione, vado a mettere questa qua, la lascio su per un quarto d'ora, poi rimuovo l'eccesso, perché comunque sia non si assorbe, anche se ne mettete poco, tutta sulla pelle, perché è veramente tanto tanto pesante. Quindi con un pezzettino di carta, con una velina, vado a rimuovere l'eccesso e la lascio lì. La lascio lì tutta la notte, la mattina vi sveglierete che la pelle è veramente rinata, rigenerata, e la sentirete veramente super super morbida, super super soffice. Secondo me è veramente un prodotto da avere come prodotto di emergenza, anche sul corpo. Se avete una parte, magari ad esempio le mani, quando in inverno si vanno a seccare eccessivamente, mettete un attimo questa qua, appunto, dopo un po' andate a tamponare l'eccesso, poi la lasciate tutta la notte e vi fa il miracolo. Passiamo a qualche prodotto capelli, adesso li prendo a caso. Prodotto per riparare i capelli, sempre e comunque, Olaplex numero 3. Questo prodotto qui, che io faccia il, appunto, che segua il curly method, quindi per i capelli ricci, quindi in teoria non vanno utilizzati prodotti chimici, eccetera, ma comunque sia, prodotti lisci, qualsiasi tipo di capelli, questo prodotto qui vi va a salvare la situazione, perché è fatto proprio apposta per capelli danneggiati, per andarli a ristrutturare, ed è secondo me è secondo me l'unico prodotto che io ho mai provato che funziona davvero. Quindi vedete voi. Poi, come prodotti, diciamo, da supermercato che vanno bene per me, per i miei capelli, perché utilizzo prodotti senza siliconi e robe varie, come sempre ve ne ho fatti vedere 100.000 volte queste.
Air Food, le maschere Air Food di tutti i modelli, di tutti i tipi, queste qua sono perfette. Al triplo uso, un volta può essere utilizzata praticamente prima, dopo, durante lo shampoo, quando volete. Io lo utilizzo principalmente come maschera prima di fare lo shampoo, quindi la lascio lì anche un'ora, insomma, quello che è. La metto, se ho la cute secca, la metto anche sulla cute e la lascio lì, la lascio in posa e veramente va comunque a idratare ma senza appesantire i capelli. Poi, nella stessa linea, anche i balsamo, questi qua, quindi sempre Air Food, questo qua ad esempio è l'aloe, questo qua è quello alla banana, tutti i tipi possibili, a me piacciono tutti, ovviamente non quello lisciante perché i miei capelli sono ricci, non avrebbe senso, però anche questi qua. Come balsami, secondo me, da supermercato sono ottimi, ottimi, appunto, soprattutto se seguite il metodo appunto per le ragazze con i capelli ricci. Poi, altro prodotto skincare invece, lui, lo conoscete già, il contorno occhi all'avocado di Kiehl's. Questo qua praticamente è terminato, vedete, sto raschiando pesantemente il fondo, lo adoro come sempre. Secondo me è uno dei contorni occhi migliori di sempre e è sempre con me, appunto. Poi, prodotto invece per il corpo, diciamo, Ritual of Sakura. Questa qua è un'acqua profumata. Uscite dalla doccia, magari, oppure comunque per rinfrescarvi, un'acqua profumata come questa qua, secondo me, è una coccola incredibile, ha un profumo buonissimo, proprio di pulito. Vi fa veramente, vi rinfresca, vi fa sentire ancora più pulite anche se avete fatto la doccia. Però è un prodotto che io adoro, mi piace tantissimo. Lo spruzzo anche sui capelli. Sui capelli, ovviamente, dopo aver fatto tutto proprio per profumarli. Poi passiamo a sempre prodotti per capelli, specifici per capelli ricci. Perdonate che sono un po', li tengo lì da un po' per farveli vedere, quindi sono un po' impolverati. Questi qua sono prodotti della linea As I Am, che è appunto fatta apposta per, c'è scritto Beautiful Coil and Curly per i capelli ricci. E questo qua è lo shampoo. Senza solfati, senza siliconi, senza nulla. Poi avevo anche il co-wash, che è praticamente il prodotto quello là che va a lavare i capelli per lavare i capelli senza utilizzare lo shampoo, quindi una sorta di balsamo, ed è questo qua. E poi appunto il balsamo intensivo, il balsamo normale. Allora, di questi prodotti, sicuramente lo shampoo non è che proprio mi abbia fatto impazzire, nel senso che non mi ha dato chissà cosa ai capelli, ma il co-wash, ogni tanto fare il co-wash quando hai capelli ricci è fantastico, anche proprio per la cute, per non stressare troppo la cute, e questo qua mi è piaciuto tanto tanto. E anche il balsamo, questo qua è veramente ottimo. Questi prodotti però costano un pochino di più. Poi adesso sto provando invece altri prodotti che comunque se li sto provando da un po', quindi vi posso dire cosa ne penso, che sono del marchio Cantù. Questo qua è lo shampoo, sì, lo shampoo, ciao, il balsamo nella confezione grande, e questa linea è più economica di quella As I Am, e comunque sia è molto molto funzionale, nel senso che funziona benissimo. Questo qua appunto è il balsamo, a differenza dell'altro di As I Am, questo qua forse è leggermente meno districante, ma va bene uguale, e ottimo, ha anche una buonissima buonissima profumazione. Poi proseguo con un altro siero che è quello di The Ordinary. Io di Ordinary ho 100.000 sieri. Questo qua in particolare è quello all'acido ialuronico marino, super leggero. Lo sto utilizzando, ovviamente mi piace tanto. Mi piace anche quello acido ialuronico e vitamina B5. Mi piacciono tutti. Poi per le imperfezioni lo stick, questo qua, Tea Tree Oil, quindi è un roll-on che voi andate a mettere, no, no, scusate, non andate a mettere direttamente sull'imperfezione, sennò i germi si trasferiscono qui. Io lo metto sul dito e poi vado a fare nelle zone in cui ho imperfezioni. Altro prodotto da avere assolutamente, Oro Lush, questo qua per le ciglia. Cioè, le mie ciglia adesso sono così. Io prima praticamente avevo delle ciglia super sfigate che neanche si vedevano, e adesso invece sono per i miei standard pazzesche, quindi Oro Lush è un investimento, secondo me, da avere. Va messo alla sera come se fosse un eyeliner e un trattamento appunto per farle crescere. Poi altro prodotto immancabile è questo qua di
Origins, al ginseng, è una crema per il contorno occhi che va anche a fare l'effetto sgonfiante, va a sgonfiare appunto il contorno occhi e a dare luminosità. Anche questo qua l'avete visto, ne avete visto in tanti video perché li compro e li ricompro. Poi per il corpo, allora io sono molto pigra. Quindi stare lì con creme, cremine, cose, poi io d'inverno c'ho freddo quando esco dalla doccia, no. Ma mentre sono sotto, no, non so, quando ho finito di fare la doccia, prima di mettere l'accappatoio, cosa faccio per dare nutrimento? Vado a mettere degli oli, quindi mi cospargo di olio. E lo metto sotto la doccia perché poi la mia pelle è ancora un pochino bagnata e si asciuga più velocemente. Se lo metto fuori devo aspettare troppo e mi annoio. Questo qua è dei provenzali, è appunto olio corpo e capelli, lo utilizzo sul corpo, ha il cocco, effetto velludante. Sa effettivamente di cocco, ma non cocco chimico. Allora, come vi dicevo, della linea Cantu ho veramente tanti tanti prodotti e io ve li promuovo tutti tranne la mousse. Quindi andrò veloce, shampoo promosso. Quindi ok, shampoo ci piace. Questo qua invece è il Comeback Curl giorno dopo, quindi c'è uno spray da utilizzare il giorno dopo che avete fatto i capelli per rivitalizzare i ricci. Poi molto bene anche il Shine Old Mist. Questo qua è tipo un olietto però un po' così lattiginoso per andare a dare luminosità. E molto bene anche l'attivatore. Questa qua è la crema da mettere prima di fare lo styling per andare a idratare appunto i capelli. Poi, ultimi prodotti, Volume Grow Elixir di Airbrush, avocado e coconut. Questo qua mi è piaciuto molto. Non so se effettivamente li faccia crescere di più, ma sicuramente dà un bel dà volume alle radici, che a me serve, perché sennò con i capelli pesanti e ricci poi le radici restano attaccate alla testa, ed è anche ottimo come termoprotettore. Poi, ultimi due prodotti, sempre Cantù, sono il Curly Cream. Questo qui quindi è tipo un burro appunto da mettere prima di andare ad asciugare i capelli per andare a dare molta più idratazione, per avere un bel riccio bello definito. E poi come ultimo tocco un gel, sempre della stessa linea, questo qua è Define Shine Custard, uppala, ed è un gel praticamente, ma non il gel quello che comprate al supermercato perché quello vi secca solo i capelli, quindi no. Questo qua invece è ottimo. Allora, vi ho fatto questa mega carrellata, praticamente non ho più la voce. Spero che questi prodotti, insomma, vi possano essere utili magari per prendere qualche spunto. Fatemi sapere sotto i vostri preferiti, come sempre, skincare. Se vi va, lasciatemi un like, iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo video.